L'iniziativa è importante, finalmente si entra nel merito delle questioni, i problemi complessivi delle CNA, tra i quali la CNA di Torino oggi è quello di aumentare fortemente la redditività, l'idea di fare maggiormente sistema, anche e soprattutto per quel che riguarda i servizi innovativi, finalmente darà concretezza all'avvio degli stessi. La nostra confederazione a livello torinese ha certamente sviluppato quasi tutta la gamma che oggi è stata presentata. Evidentemente abbiamo bisogno sui servizi innovativi di fare massa critica, sui servizi cosiddetti tradizionali, che però sono ancora quelli che portano redditività forte all'interno del sistema, anche se una redditività calante, occorre certamente avere anche qui un sistema di carattere nazionale che permetta di aumentarne la redditività e i margini di contribuzione. Su questa partita la CNA di Torino è fortemente disponibile a un lavoro con la CNA nazionale nella costruzione di quelle società e di quelle tipologie di intervento che sono state presentate proprio per poter rispondere in primo luogo maggiormente agli interessi e alle problematiche che oggi hanno le imprese e in secondo luogo, cosa credo però alle quali anche le CNA devono fare attenzione, a ricreare le risorse per fare investimenti, perché gli investimenti non li facciamo orientati al servizio, orientati alla CNA, ma sono investimenti che servono soprattutto per creare ulteriori servizi per le imprese che dobbiamo rappresentare e che rappresentiamo. Allora, oggi siamo qui alla conferenza dei servizi CNA nazionale, in un momento molto particolare che dovrebbe comunque dettare le linee rispetto allo sviluppo della CNA dei prossimi anni, in collegamento alla situazione di mercato, della situazione generale del nostro mondo. Rispetto a questa cosa qui, interpreta. Penso che sia stato un elemento diciamo così, di sollecitazione anche di questo momento, perché interpreta 10 anni, tenta di monitorare quelle che sono le esigenze che possono arrivare dal territorio e cercare comunque di supportare quelle che sono situazioni di novità, dare delle indicazioni, orientamenti in termini di opportunità che possono venire avanti perché le CNA possono sviluppare business in tal senso. E questo rispetto a una situazione comunque che arriva un attimo ferma, adesso anche come linea politica, questo mi sembra che sia un percorso del tutto estremamente positivo in tal senso. Speriamo, come interpreta, di essere sempre all'altezza e di rimanere all'altezza per quelle che sono le individuazioni dei segnali in termini di novità e cercare di dare tutto il supporto necessario alle strutture CNA affinché queste possano sempre avere un punto di riferimento certo nella nostra struttura e di avere tutte le risposte di riferimento tecnico-operativo. Oltre al fatto che interpreta può essere e anche sta è ed è in passato e anche nel futuro, oggi è stato rilanciato in maniera forte, sentiremo le opinioni anche delle strutture territoriali, anche in termini di supporto e di lobby nei confronti di CNA nazionale sul piano tecnico-operativo. Come CNA Ragusa stiamo partecipando a questa conferenza dei servizi perché riteniamo che una grande organizzazione qual è la CNA debba dotarsi di un piano di lavoro molto concreto, non solo dal punto di vista della dotazione, diciamo, sindacale, ma anche dei servizi che devono essere offerti alle imprese, che è l'altra faccia della medaglia di un'unica grande organizzazione che si voglia definire nazionale. E riteniamo che come CNA Ragusa possiamo avere molto da apprendere da un sistema che sia complessivo a livello nazionale e anche alcune eccellenze che possiamo portare avanti che sicuramente riguardano più i servizi per la competitività che altri tipi di servizi. Siamo anche molto curiosi di mettere in campo le iniziative che riguardano non solo le imprese, ma anche i servizi ai cittadini, alle persone, sicuramente cominciando da quelle che sono quelle più vicine alla nostra organizzazione. Si è trattato di un'iniziativa sicuramente interessante che ha portato alla luce tutta una serie di esperienze e anche di esigenze rilevate da questi gruppi di lavoro che hanno lavorato nei mesi scorsi, che ha portato alla luce quindi
ciò che è necessario affrontare con urgenza per quanto riguarda soprattutto, io penso, i servizi per la competitività per le imprese. C'è un ritardo forse generalizzato sul territorio che occorre recuperare nel momento in cui le imprese chiedono aiuto per realizzare il loro business. E allora penso ai servizi per il credito, ma anche e soprattutto a quelli per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese. C'è anche bisogno, così come è stato affrontato nelle relazioni che sono state presentate, di organizzare meglio i servizi al cittadino, che sono una novità particolarmente importante che si è realizzata negli ultimi anni. Quando abbiamo aperto le porte abbiamo visto la fiducia e il credito che la CNA riscuote nei nostri territori, e c'è bisogno, come è stato giustamente evidenziato, e noi siamo d'accordo, io penso che sia molto importante, rivedere l'organizzazione dei sistemi tradizionali cosiddetti da adempimento, perché è vero che su quel fronte siamo meno competitivi che nel passato, meno competitivi a volte, spesso forse anche nei confronti dei nostri competitors che abbiamo sul territorio, e c'è bisogno quindi di reingegnerizzare il sistema che conduce alla digitazione delle fatture, alla realizzazione di quei servizi tradizionali che costano troppo e i cui costi sono anche cresciuti, mentre il loro contributo in termini di ricavi invece si è visto diminuire nel tempo.